Bentornati tutti quanti sul canale di Suckface, io sono sempre Jason e oggi vi parlo dei lati positivi e negativi che possiamo trovare in un film che aspetto non con tutta questa curiosità, però lo devo recensire, perché sul mio canale mi occupo di recensioni, devo recensire qualunque film brutto o negativo che sia. Allora, partiamo subito con i lati positivi. Il sole a mezzanotte è il titolo di questo film, e i lati positivi sono due, principalmente, che sono i due principali protagonisti anche. Uno è Bella Thorne, un'attrice che io adoro veramente perché è brava a recitare e di una bellezza personale, ovvero non ho bisogno di trucco per essere bella, sei bella proprio di natura come attrice. E questo mi piace veramente tanto. Poi lei ha già recitato in alcuni film del genere, è uscita dall'Exium della Disney, lei ha partecipato a varianti film della Disney, quindi è un'attrice abbastanza interessante e famosa. Poi l'altro protagonista è Patrick Schwarzenegger. Allora, è il figlio di Arnold Schwarzenegger, naturalmente si è capito. E infatti per questo sono molto curioso di vedere lui come recita, perché è la prima volta, se non sbaglio, che lo vediamo sul grande schermo in un film del genere. Partirà naturalmente con questi film romantici, poi dopo magari si dedicherà all'action più avanti. Non lo so se prenderà la strada del padre, però staremo a vedere. Comunque sono contento di vedere finalmente il figlio di Arnold Schwarzenegger recitare in una pellicola cinematografica. Voglio proprio vedere come recita tutto quanto, poi sono veramente curioso di vedere il rilascio che il padre ha dedicato al figlio. Allora, partiamo un attimo dal protagonista di Bella Thorne, che è un elemento positivo. Sicuramente la trama del film è un elemento positivo, perché è una cosa un po' diversa. Allora, è un film romantico, è vero, però è anche del dramma. Ha del dramma molto forte perché ti fa capire un po' la situazione che viviamo ogni giorno noi. Vero, magari se qualcuno malato di una malattia che non può innamorarsi di una certa persona, oppure non può andare a lavorare, cioè sono fattori che ogni giorno succedono purtroppo nel nostro mondo. La protagonista qui ha una malattia che in pratica non può vedere la luce del sole e deve rimanere sempre in casa, può uscire solo di notte. E si innamora appunto di questo ragazzo, che è il personaggio di Patrick Schwarzenegger, che praticamente da bambino continuava con lo skateboard a uscire di casa. Quindi secondo me lei si innamora di questo protagonista, però già dal trailer capiamo che non vuole dirgli veramente la sua malattia. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito veramente tanto. È una ragazza che nonostante abbia questa malattia non vuole esprimere la sua opinione personale. Questo film io lo devo vedere con Mike, quindi decideremo poi insieme un po' il voto. Penso che prenda anche un po' spunto da pellicole come Colpa delle Stelle, che mi è piaciuto tantissimo, Città di Carta pure. Sono quei film romantici da teenager, però che veramente ti colpiscono in certe parti. Io quando ho visto Colpa delle Stelle mi sono messo a piangere dall'inizio alla fine. Quindi vediamo un po' questo com'è. Adesso è il 22 marzo, quindi il 22 marzo abbiamo tre pellicole fuori, una da fare lati positivi e negativi domani, che sarebbe Pacific Rim, La Rivolta, Il Sole a Mezzanotte e Peter Rabbit, il film di Pasqua. Allora, adesso passiamo ai lati negativi. I lati negativi, sicuramente potrebbe essere che sia il solito film romantico, questo potrebbe essere un lato abbastanza negativo per il film, però un romantico che si distingue. Quindi questa è una via di mezzo tra positivo e negativo, volevo inserirlo, però l'ho voluto mettere nei negativi. Negativo, ecco, Patrick Schwarzenegger, il primo suo film. Quindi magari il fatto che potrebbe recitare in maniera un po' così. Ma essendo figlio di un grande, grande attore, secondo me potrebbe anche regalarsi delle sorprese. Ecco, Bella Thorne, il lato negativo è che ha avuto un calo tremendo dopo aver recitato in Amityville, Il Risveglio, l'ultimo capitolo della saga horror di Amityville, che a me l'ho visto e mi ha fatto schifo, non per colpa di Bella Thorne come ha recitato, ma del film in sé. Quindi quel film ha fatto un flop tremendo e quindi Bella Thorne ha risentito parecchio. Mi dispiace per lei, non è stata colpa sua perché lei è stata brava a recitare, come sempre. Vediamo un po' se con questo film si riprende. Sicuramente se lì in un contesto romantico dopo un flop, secondo me si sta. Si sta veramente tanto. Quindi non so cosa dirvi di questo Solo a Mezzanotte, lo aspetto, ma non sono neanche tanto curioso, nel senso, lo aspetto perché lo devo vedere. Perché
Io mi occupo di recensioni sul canale, come detto già prima, e quindi devo recensire qualunque film, perché un bravo youtuber che si occupa di del cinema e delle recensioni dei film deve recensire qualunque film esca, brutto o bello che sia. E adesso non mi reputo un youtuber famosissimo, perché ho aperto da poco, però il mio canale funziona bene abbastanza, quindi sono veramente contento di questa cosa. Ringrazio ancora una volta il pubblico che mi ha lasciato le visite, ha lasciato i commenti, le like, veramente grazie. Vi adoro, vi lascio un bel abbraccio gigantesco, anche se non lo vedete. E veramente ragazzi, sono veramente contento che mi state dando questa opportunità di fare un ottimo lavoro. Ecco, perché io sono uno di quei pochi youtuber, da quanto ho visto, che fa le recensioni in maniera abbastanza seria. Senza troppi spettacolessi, senza troppo arrabbiarmi, fa le recensioni in maniera seria. Quindi sono anche contento di fare questa parte, ecco perché io ci tengo a fare questa cosa, di recensire i film. Quindi secondo me farlo in maniera seria egregia molto al mio pubblico anche. E sono felice che voi siete così tanto affini. Sulla mia pagina Facebook vedo già parecchi mi piace, sono molta gente che segue la mia pagina Facebook, quindi vi ringrazio veramente tanto. È un modo per tenermi anche aggiornati, naturalmente sui video che caricherò in futuro. Arriveranno nuovi format, ci sto lavorando un attimo e vorrei far tornare anche le story horror, vorrei far tornare, ma non lo so, quello è un format bloccato al momento, devo vedere bene se quella cosa è meglio che la faccia tornare o meno. Niente, fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate voi del Sole a Mezzanotte e se siete d'accordo con i miei lati positivi e negativi. Aspettiamo che esca il 22 per vedere un po' come sarà questo film, che mi ha incuriosito da un poco però, devo dire. Se volete iscrivetevi, se siete lasciate un bel like, se volete commentate cosa ne pensate del film. Qui tutto lo Sergio e Sackface, al prossimo video, ciao a tutti!